Inferno, canto 4. Un suono cupo mi svegliò da un sonno profondo, così che ripresi bruscamente i sensi. Alzatomi in piedi mi guardai intorno con uno sguardo più fresco e meno turbato, ed attentamente osservai per capire dove mi trovassi. Il fatto è che mi trovai, senza sapere come, al di là del fiume infernale, sul bordo del profondo abisso pieno di dolori che contiene il centro principale di interminabili lamenti e pianti. Era oscuro, profondo e nebbioso, tanto che per quanto sporgessi lo sguardo non riuscivo a distinguere nulla. «Ora iniziamo a scendere nel mondo delle tenebre», disse tristemente Virgilio. «Io andrò avanti e tu mi seguirai». Ed io, che mi ero accorto del triste pallore di Virgilio, dissi: «Con quale coraggio posso venire se tu, che solitamente sei di conforto ai miei dubbi e delle mie paure, hai tu stesso paura?» «L'angoscia e la disperazione delle anime che sono qua giù imprime sul mio volto quella tristezza e quella pietà che tu credi sia disperazione e paura. Credimi, è solo pietà. Presto, andiamo, perché la strada che abbiamo ancora davanti e che dobbiamo percorrere è lunga e richiederà molto tempo». Così entrò e mi fece scendere nel primo cerchio, che consisteva in uno scoscendimento, cioè una fascia che girava verso il basso, tutto intorno alle pareti dell'abisso stesso, e si andava restringendo verso il fondo come un imbuto irregolare pieno di dirupi. In questo luogo, che poi seppi che era il limbo, secondo quanto si poteva udire, non si sentiva altro che il rumore di sospiri che vibravano e si spandevano in quell'aria eterna. Ciò proveniva dal grande dolore di quelle numerose folle di bambini, di donne e di uomini, dolore che però non era provocato da sofferenze fisiche. Allora il mio buon maestro mi disse: «Non mi chiedi che anime siano queste che tu vedi. Voglio che tu sappia, prima che tu vada oltre, che queste creature, di fatto, non peccarono. E se loro hanno pure dei meriti, ciò purtroppo non è stato comunque sufficiente, poiché non furono battezzati. Mancò loro quel sacramento che è parte integrante della fede cristiana. Per quanto riguarda invece coloro che vissero prima del cristianesimo, cioè della venuta di Gesù, la loro colpa fu quella di non aver saputo adorare Dio come avrebbero dovuto veramente fare. Ed io stesso sono uno di loro. Per questo motivo e per la mancanza del battesimo cristiano, non per altri peccati, siamo perduti. E siamo offesi solo dal fatto di vivere nel grande desiderio di vedere Dio, ma senza nessuna speranza di poterlo realizzare». Mi prese un gran dolore nel cuore quando udii queste parole, anche perché in quel limbo seppi che erano sospese, né dannate né salvate, tante grandi anime di grandi uomini. «Dimmi, oh mio maestro, dimmi, signore!» Cominciai a chiedere per voler essere più sicuro e non dubitare di quella fede nella giustizia divina, che non sbaglia mai. «Da questo luogo mai nessuno uscì, o per merito suo o per merito altrui, andando poi in paradiso?» E Virgilio, che sentì la mia domanda un po' verata, rispose: «Io ero venuto da poco qui, e da poco mi trovavo in questo stato, quando vidi venire in questo posto un essere di grande potere coronato dallo splendore della sua divinità, come risulta anche dalla vostra preghiera. Discese all'inferno. Lui fece uscire l'anima del progenitore Adamo, di suo figlio Abele e quella di Noè e quella di Mosè, obbediente legislatore. Quindi fece uscire le anime del patriarca Abramo e del re Davide. Poi fece uscire l'anima di Giacobbe, con quella del padre Isacco e dei suoi figli, insieme a quella della moglie Rachele, la sposa da lui tanto amata, per avere la quale si sacrificò a lungo. Infatti dovette lavorare 7 anni per il padre di lei, Labano, e poi sposarne prima la figlia Lia e poi lavorare ancora. Quindi liberò molte altre anime di padri della Bibbia e li fece tutti beati in paradiso. E devi sapere che prima di loro mai erano stati salvati spiriti umani». Camminavamo molto lentamente affinché egli potesse parlare, e tuttavia superammo la folla di quelle anime, ripeto, di numerosissimi spiriti. Non era stata fatta ancora molta strada dal luogo in cui mi ripresi dallo svenimento, quando vidi una luce.
Un fuoco avvolto di tenebre, come se una gran luce uscisse da quelle profonde tenebre che lì circondavano tutto. Eravamo ancora un po' distanti, ma non così tanto da non riconoscere almeno in parte quali anime onorate fossero raccolte in quel luogo. «Oh tu, Virgilio, che onori la sapienza e la poesia, che sei saggio e poeta, dimmi, chi sono questi che hanno così tanta dignità e tanto onore da distinguersi dagli altri, cioè dalle condizioni delle altre anime del limbo? La grande fama che da loro è stata lasciata nel mondo terreno si ripercuote anche in cielo e pone loro in una condizione di preminenza». Poi udimmo improvvisamente una voce. «Onorate il grande poeta, la sua anima se n'era andata via ed ora è ritornata». Dopo che quella voce si fu calmata, vidi quattro anime venire verso di noi. Avevano un aspetto né triste né allegro, ma compassato, come si addice ai sapienti. Allora il buon maestro iniziò a dire: «Guarda quello con la spada in mano che viene verso di noi, davanti agli altri tre come un re. Lui è Omero, il poeta sovrano. L'altro che viene di seguito è Orazio, autore del genere letterario satirico. Il terzo è Ovidio e l'ultimo Lucano. Poiché ciascuno di loro è stato poeta come me ed ha in comune con me la poesia. E siccome sono stati poeti grandi e unici, tanto che la loro poesia, cioè la loro voce, fu così solitaria perché rara, mi fanno onore. E in questo senso, onorando cioè in me ed in loro stessi la poesia, fanno bene, mi fanno molto piacere». Così vidi radunarsi la bella scuola di Omero, quel poeta il cui canto fu così alto da volare come un'aquila sopra tutti gli altri. Dopo che ebbero parlato a lungo fra loro, si volsero verso di me con un cenno di saluto. Ed il mio maestro sorrise, compiaciuto di quel loro chiaro riconoscimento verso di me, da lui stesso molto gradito e desiderato anche perché mi considerava un suo allievo. E mi onorarono facendomi così far parte del loro gruppo. Quindi io fui il sesto fra tanti uomini saggi e grandi. Così andammo insieme verso un grande castello illuminato, parlando di cose che ora è più conveniente e bello tacere, così come fu bello il parlarne là in quel luogo in cui ci trovavamo. Giungemmo quindi ai piedi di quel maestoso e nobile castello illuminato. Era sette volte accerchiato e ben protetto da alte mura. Esso era circondato e ben isolato tutto intorno da un fiume. Insomma, un vero ostacolo da oltrepassare per i non sapienti, ma noi oltrepassammo quel fiume senza quasi rendercene conto, come se fosse stato di terra dura. Quindi oltrepassai quelle sette mura attraverso sette porte che erano aperte solo ai grandi sapienti e giungemmo così tutti insieme su di un verde e fresco prato. Vi erano persone con sguardi severamente posati e pensierosi, di grande autorità nei loro aspetti. Esse parlavano pacatamente, ponderatamente e con voci soavi. Ci staccammo così da uno di quei dialoghi che avevamo intrapreso e ci trasferimmo in un luogo aperto, luminoso, così alto che si potevano vedere molto meglio tutte quelle anime. Da là, dritto d'imposizione predominante e chiara, sopra quel verde prato, mi furono mostrati tanti grandi spiriti che lasciarono sulla terra tracce profonde. Tanto che per averli visti sento ancora in me una grande emozione ed un grande entusiasmo. Io vidi Elettra con molti compagni, tra i quali riconobbi Ettore ed Enea. Poi vidi Giulio Cesare con le sue armi e con lo sguardo simile ad un uccello rapace. Da un'altra parte scorsi Camilla, la vergine guerriera e Pentesilea, regina delle Amazzoni. E vidi il re Latino che stava seduto con sua figlia Lavinia. Vidi Giunio Bruto che cacciò Tarquinio il Superbo e fu il fondatore della Repubblica Romana. Vidi Lucrezia, moglie di Colatino, il cui suicidio, dopo la violenza subita ad opera del figlio di Tarquinio, fu causa della ribellione di Bruto. Poi vidi Iulia, figlia di Giulio Cesare e moglie di Pompeo, che mantenne la pace tra quei due grandi rivali, e quindi Marzia, moglie di Catone, Cornelia, madre dei Gracchi, e poi, solo in disparte, vidi il Saladino, sultano d'Egitto. Quando alzai un po' lo sguardo, vidi Aristotele, il grande maestro di tutti coloro che hanno avuto il diritto di sedere fra la famiglia dei filosofi, e tutti lo ammiravano, tutti gli rendevano onore. Qui vidi Socrate e Platone, che più degli altri gli stavano vicini. Quindi Democrito, che teorizzò sulla casuale formazione dell'universo, ed inoltre vidi Diogene, Anassagora e Talete di Mileto.
Empedocle, Eraclito e Zenone. Vidi poi colui che fra le piante sceglieva e raccoglieva quelle dalle buone qualità medicinali, voglio dire Dioscoride. E vidi ancora Orfeo, Marco Tullio Cicerone e Tito Livio, e Seneca, filosofo morale. E poi Euclide, fondatore della geometria, e Tolomeo, Ippocrate, Galeno, Avicenna ed Averroè, che fecero il grande commento di Aristotele. D'altra parte io non posso raccontare pienamente di tutto e di tutti, in quanto mi preme portare a termine il lungo argomento che ho davanti, e mi preme talmente che molte volte sono costretto anche ad abbreviare di molto ciò che veramente accadde. La compagnia dei sei grandi poeti si ridusse nuovamente a due, io e Virgilio. Il saggio maestro conduttore mi fece allora cambiare strada, mi fece uscire fuori dalla quieta aria del castello, riportandomi in quella del limbo, che trema di sospiri. Mi fece quindi ritornare in quel mondo dove per sempre ormai non c'è più nulla che possa risplendere.